Ecco, la vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere meglio. La vita è un me. Sogno. Bella, bellissimo, vorrei essere eterna, vorrei non finire mai, essere sempre così, poter fare mille cose, io, sarebbe una cosa meravigliosa. Bentornati in soffitta. La puntata di oggi è dedicata a una delle più famose star a luci rosse di tutti i tempi, seconda per fama solo a Cicciolina, Ilona Staller, che a cavallo fra gli anni 80 e 90 divenne personaggio glamour e di tendenza. Naturalmente sto parlando di Moana Pozzi. Una donna, una leggenda, inutile nasconderlo. Moana Pozzi, la pornostar più famosa di tutti i tempi, è diventata, grazie alla sua classe e alla sua indubbia intelligenza, non solo un'icona dell'erotismo, ma anche una donna da ammirare per il suo coraggio e la sua spregiudicatezza. Tanto da farne, paradossalmente, quasi il simbolo di un nuovo modello di femminismo. Questione di punti di vista, naturalmente. Moana Pozzi! Oggi esploriamo la vita di questa bellissima e tragica attrice, scomparsa nel 1994 alla giovane età di 33 anni e, ancora oggi, che Moana ne avrebbe avuti 62, la sua morte resta avvolta nel mistero. Come si immagina a 50 anni? Forse a 50 anni mi immagino ancora, non lo so, una donna piacente. Mi darò da fare per continuare a esserlo, dopo non mi immagino più. Se ti sei perso la puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se non sei ancora iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti. Perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle, belle, bellissime, come la nostra Moana Pozzi. Oh, intanto è proprio carina da vicino, dico la verità, due occhi celesti, pare un angelo. Posso vederla meglio? Dio! Misteriosa e carnale fin dal nome, Moana è il nome di un'isola delle Hawaii e in dialetto polinesiano significa il posto dove il mare è più profondo, ma c'è addirittura anche chi si è rovellato sull'origine del suo nome, arrivando a ipotizzare che fosse una traslitterazione dall'inglese to moon, che significa gemere. Un nome, a ogni modo, su cui molti hanno ricamato leggende intorno alla diversità congenita della bionda attrice, sul suo irrimediabile destino di emarginata. Per quanto famosa, una pornostar non è mai realmente accettata dai ben pensanti. Non so se una che fa, se una ragazza che fa il mio lavoro venga considerata una prostituta o no, questo non lo so, non mi interessa. Alcuni mi hanno definito prostituta pubblica, queste cose qui. Invece, la vita di Moana, a dispetto della apparenze, è sempre stata quanto mai lineare e serena. Perfino la morte improvvisa e prematura non ne fa un'eroina, ma la trasforma in un'icona da venerare con malinconia e rispetto. Moana è nata a Genova il 27 aprile del 1961 e cresciuta in una famiglia genovese cattolicissima, figlia di un ingegnere nucleare e di una casalinga che affidarono la sua istruzione, pensate un po', a un istituto religioso gestito da suore. Dopo aver frequentato il liceo scientifico e conservatorio per 6 anni, specializzandosi in chitarra classica, a 18 anni, già bellissima, cerca l'indipendenza e la ribellione di cui ha bisogno. Partecipa a Miss Italia, ma trova l'esperienza noiosa e inutile, e così decide di posare nuda per pittori e fotografi. Il trasferimento a Roma avviene rapidamente, ed è lì che Moana entra negli ambienti del cinema facendosi conoscere, prima con il suo nome, ovvero Anna Maria Pozzi, e poi semplicemente come Moana Pozzi. I genitori rimangono traumatizzati quando scoprono che la figlia gira pellicole erotiche. La loro reazione iniziale è drastica e arrivano perfino a rompere qualsiasi rapporto con lei per un anno. Io penso che ognuno debba vivere la sua vita e quindi non mi sono sentita di sacrificare la mia per i miei genitori. Ho sperato che avrebbero accettato prima o poi, come è successo, perché quando ci si ama in una famiglia non è che ci si chiudono le porte in faccia così
semplicemente perché uno decide di fare un lavoro un po' folle, un po' bizzarro come quello che ho deciso di fare io. Fortunatamente però, passato il periodo di shock, la frattura si ricompone e anzi padre e madre si prodigheranno quando si presenterà la necessità in aiuti, supporti morali e materiali. Anche se la scelta di Moana non sarà mai da loro del tutto accettata, vani in particolare i continui tentativi del padre di farle studiare teatro. Intanto il nome Moana Pozzi comincia a farsi notare nell'ambiente, non solo in quello hard, ma anche in quello più istituzionale. La sua verve, il suo carisma le permettono di affrontare tranquillamente le sempre più numerose apparizioni televisive, in cui viene sempre chiamata con lo scopo di aggiungere un po' di pepe al condimento generale e generalista. Nel 1981 lavora a Rai 2 per la trasmissione per ragazzi di Tap 2, mentre un paio di anni dopo ottiene qualche comparsata in film, diciamo tra virgolette, normali. È la ragazza che è scenuta dalla vasca di Manuel Fantoni in Borotalco di Carlo Verdone. Appare addirittura in Ginger e Fred del 1985 di Federico Fellini. Nel 1985 fa una comparsata in Ginger e Fred di Fellini. Olivo! Non c'è nessun treno, ma domani mattina... Fateci un pensierino. Il 1986 è l'anno dell'esplosione come pornostar. Entra nella nota scuderia di Riccardo Schicchi e gira numerosi film che producono incassi da capogiro. Il genere di mercato ormai è quasi totalmente orientato all'home video e così Moana entra anche nelle case di milioni di italiani. Vediamo. Moana Pozzi. Ma hai già riconosciuta? Sì. Da che cosa mi hai riconosciuto? La pettinatura, poi la conosco. La vedo sui giornaletti. Sui giornaletti, li leggi? Sì. Cosa ti piace di quei giornaletti? Tutto. Nel 1987 conduce insieme a Fabio Fazio Jeans 2 su Re 3, programma pomeridiano per ragazzi. Le Feder Casalinghe, assieme ad altre associazioni parareligiose come Ordine Nuovo, si mettono sul piede di guerra e costringono Moana a lasciare il programma. Passano alcuni mesi e Antonio Ricci la ingaggia per Matrioska in onda su Italia 1. Viene registrata una puntata in cui Moana compare completamente nuda. Ancora polemiche, grida di censura e la trasmissione viene sospesa. Ricci cambia allora il titolo del programma in Araba Fenice e riesce a far trasmettere Moana come balletta nuda, che diventa, manco a dirlo, un personaggio nazional popolare, oggetto di dibattiti ed editoriali, nonché di analisi da parte di intellettuali e scrittori, polemisti ed editorialisti. Tutti a sottolinearne la bellezza, il suo ruolo di fenomeno di costume, ma anche la sua classe, la sua totale mancanza di volgarità nel porsi. Soltanto libri. Ah, sì. Leggevo i libri di Moravia, ho letto L'amante di Lady Chatterley, insomma ho letto tante cose, leggevo sempre, mi piaceva perché a casa mia ce n'erano molti per fortuna di libri e quindi non mi mancavano. Stranamente poi non nascondevano neanche i libri che potevano essere considerati a rischio, diciamo. Per molti è la donna ideale, dolce, attenta, ma anche decisa e all'occasione dominatrice. A questo proposito, scrivimi in un commento che cosa ne pensi e se questo video ti sta piacendo, non dimenticare di farmelo sapere con un like. Il 1991 è l'anno di un altro scandalo che si è concluso come uno dei casi di censura occulta più incredibile dei nostri giorni. Esce infatti quella sorta di memoriale che è Filosofia di Moana, un libro della pornostar in forma di dizionario. È una carrellata di pensieri, gusti e inclinazioni, ma soprattutto di descrizioni di relazioni con uomini famosi, conosciuti da vicino, che fa molto scalpore. Moana non si esime dall'elargire delle vere e proprie pagelle relative alle rispettive qualità amatorie di cantanti, attori e comici. Nessuno è risparmiato, tantomeno qualche politico che con Moana ha avuto commercio più o meno lecito. Un libro che a tutt'oggi è introvabile. Nello stesso tempo sposa a Las Vegas Antonio Di Cesco, suo ex autista, e a quanto sembra l'unico uomo che è stato capace di tenerla legata a sé. Sempre nel 1991 Moana Pozzi realizza, insieme a Mario Berger, un film di animazione intitolato Moana Land, che insieme a I Remember Moana, dopo essere stato presentato al Palazzo delle Esposizioni e raccogliendo l'attenzione di Enrico Ghezzi per Blob e Fuori Orario,
programma che omaggio continuamente in questi podcast, fu l'unico cartoon premiato con la menzione speciale all'International Erotic Film di New York. Oggi le due pellicole, conservate in Rai, sono un vero piccolo cult per gli ammiratori di Moana. L'anno dopo è la volta della sua prima avventura politica. Si presenta alle elezioni politiche con il Partito dell'Amore, sorta di braccio politico dell'agenzia Liva Futura di Schicchi. L'operazione fallisce, ma il tasso di celebrità balza alle stelle. Moana Pozzi è ormai una macchina che produce denaro, compra un attico da 2 miliardi a Roma, vive una vita all'insegna del lusso e della ricchezza. Nel 1993 lo stilista Karl Lagerfeld la fa sfilare in passerella a Milano. Gli stilisti si infuriano, ma lui replica: le donne si muovono come Moana, mica come la top model. Sabina Guzzanti ne fa un'imitazione spassosa ad Avanzi. È l'apoteosi. Vado al barrio un attimo. Vado bene, un mirto, poi torno. Moana. Ok. Ecco. Non c'è bisogno che vai al bar per toccarti, lo puoi fare sotto al tavolino, ce l'hai messo apposta. Ed eccoci giunti al 1994. Dopo mesi di assoluto silenzio, il 17 settembre in Italia arriva la notizia sconvolgente. Moana è morta il 15 in una clinica di Lione per un tumore al fegato che l'ha consumata in meno di un mese. I funerali si svolgono in forma riservatissima e ciò scaturisce le ipotesi più svariate e fantastiche, come quella secondo cui Moana sarebbe ancora viva e vivrebbe in India. Di certo c'è solo la battaglia legale tra i genitori e il marito per l'eredità miliardaria. Spunta un testamento senza firma, quindi non valido. L'appartamento dell'Olgiata viene svaligiato dai ignoti e rimane ancora disabitato. I fan non la dimenticano. I suoi video continuano a essere tra i più venduti e sui muri di Roma compaiono scritte e graffiti in sua memoria. Finita la storia, inizia la leggenda di Moana, la donna che ha sdoganato il porno. A 10 anni della sua scomparsa, del 2004, è uscito il libro illustrato Moana di Marco Giusti, un volume diario che ripercorre con immagini, documenti e dichiarazioni la vita di questo personaggio scandaloso e contraddittorio. È anche un viaggio nel mondo delle luci rosse visto con gli occhi della sua protagonista più eccellente, nonché uno sguardo indiscreto sulla vita privata di tanti personaggi dello spettacolo e della politica che non hanno saputo resistere al suo fascino. Nel febbraio del 2006, alla trasmissione TV Chi l'ha visto, Simone Pozzi, fino ad allora ritenuto fratello di Moana, ha affermato di essere suo figlio. Nell'occasione ha aggiunto di avere maturato la decisione di dichiarare la sua identità e di raccontare la vicenda in un libro dal titolo Moana, tutta la verità. Ma il mistero che aleggia intorno alla sua morte e in generale intorno a tutta la sua vita non finisce. Nella primavera del 2007 il marito di Cesco confessa che per volere della moglie, alla quale era stato diagnosticato un tumore al ritorno dall'India, non volendo soffrire, gli chiese di far entrare piccole bolle d'aria nella sua flebo. I dettagli saranno raccolti e pubblicati in un libro scritto dallo stesso Antonio Di Cesco. Ancora oggi, l'epilogo della vita di Moana Pozzi è avvolto in un'atmosfera di mistero e controversia che continua a intrigare e affascinare. La sua scomparsa prematura nel 1994 ha lasciato molte domande senza risposte e molte teorie che si intrecciano come fili di un intricato thriller. Alcuni sostengono che Moana sia morta per cause diverse da quelle ufficialmente dichiarate, come l'epatite cronica o addirittura l'AIDS. Una delle teorie più sorprendenti è quella secondo cui Moana sarebbe ancora viva, fuggita in un paradiso tropicale per sfuggire alla fama che l'aveva circondata. Questa ipotesi è stata addirittura avallata da dichiarazioni di Eva Enger, citando il produttore defunto Riccardo Schicchi, che ha affermato che Moana non era deceduta il 15 settembre del 1994. Tale teoria ha perfino portato la Procura della Repubblica di Roma ad aprire un'indagine nel 2004 per stabilire se Moana fosse effettivamente in vita. Un'altra scena di questa complessa trama è quella della morte sospetta. Perché la notizia del suo decesso è stata comunicata solo 48 ore dopo? Perché manca un certificato dell'ospedale di Lione che chiarisca la modalità, il giorno e l'ora del decesso?
Queste domande hanno alimentato dubbi e sospetti che hanno circondato la sua morte per anni. Tuttavia, la famiglia e programmi televisivi come Chi l'ha visto hanno cercato di sfatare queste teorie, offrendo spiegazioni e documentazioni per dimostrare la veridicità della sua morte. Infine, e questa è la più bella di tutte, c'è la teoria secondo cui Moana potrebbe essere stata una spia del KGB, assassinata per aver raccolto informazioni su personaggi istituzionali nazionali e internazionali. Questa teoria si basa su dichiarazioni anonime di un agente dei servizi segreti italiani, riportate da molti siti internet all'inizio degli anni 2000. Si sostiene che Moana sia stata avvicinata durante gli anni di massima popolarità e reclutata per ottenere informazioni da politici, industriali e altre personalità influenti. Nonostante tutte le teorie e le speculazioni che circondano la sua morte, una cosa è certa. Moana Pozzi è stata una donna straordinaria, un artista che ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura italiana. La sua ribellione alle convenzioni sociali e il suo coraggio nel perseguire i suoi desideri hanno ispirato molti, dimostrando che la libertà individuale è un valore inestimabile. Beh, vorrei dire che è importante vivere la propria vita come uno veramente vuole, con coraggio, è la cosa più bella che si possa fare. Ogni tanto le vite delle persone si intrecciano con il mito e Moana Pozzi è sicuramente una di quelle persone. A quasi 30 anni dalla sua morte, il suo ricordo e il suo impatto continuano a vivere attraverso le storie e le leggende che la circondano. Vi lascio con una riflessione. Moana Pozzi è stata molto più di una star del cinema per adulti. È stato un simbolo di emancipazione, di lotta per l'indipendenza e di ricerca della propria autenticità. La sua storia è un promemoria che la vita è fatta di sfide, ma anche di opportunità per abbracciare la propria unicità. A quasi 30 anni dalla sua scomparsa, la sua morte continua a suscitare dibattiti e speculazioni, dimostrando quanto Moana Pozzi sia stata e rimanga un'icona indimenticabile della cultura italiana. E cliccando sul video qui accanto potrai scoprire cosa è successo ad un'altra indimenticabile attrice.